Mattarella! Viva Civitella, viva la Resistenza, viva l'Italia antifascista, così un cittadino ha gridato salutando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto festeggiare questo 25 aprile a Civitella in Val di Chiana, luogo di memoria. Il Presidente è arrivato a Civitella in Val di Chiana nel giorno del 79° anniversario della Liberazione per commemorare le 244 vittime dell'eccidio nazifascista nelle frazioni di Civitella, Cornia e San Pancrazio, nei due comuni di Civitella in Val di Chiana e Bucine. Avvenne il 29 giugno 1944. Ma una giornata di festa, 25 aprile, festa nazionale, quindi un onore, un orgoglio ricevere il Presidente della Repubblica qui a Civitella, festeggiare con lui quello che è il 25 aprile e un ricordo importante di quella che è l'80° anniversario della strage di Civitella. Accolto in piazza Becattini dalle autorità locali e dal Ministro della Difesa Crosetto, ha visitato la Sala della Memoria. Un momento di raccoglimento privato di fronte all'epigrafe marmorea commemorativa dell'eccidio ha preceduto la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Don Alcide Lazzari, intitolata proprio al parroco di Civitella, che durante l'irruzione dei nazisti in chiesa in quel giorno offrì la sua vita in cambio dei suoi parrocchiani, ma rimase inascoltato. Quindi una visita all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, poi gli interventi di sindaco e presidente della regione nell'attenso struttura, ma prima un lungo applauso e l'inno di Mameli intonato dal coro dell'Istituto Martiri di Civitella. Momento più toccante della cerimonia, la testimonianza di Ida Balò, presidente dell'associazione Civitella Ricorda, una trentina i superstiti presenti alle cerimonie. Era la guerra, chi l'ha fatta la guerra? Il fascismo, allora io sono antifascista se lo volete sapere, punto, perché Mussolini ha fatto la guerra, se non faceva la guerra io non ero orfana. Chiaro, e non avevo sofferto quello che ho sofferto e quello che in questo momento rivivo, soffro, perché è una ferita che non si rimargina mai. A sigillo di una giornata che Civitella sicuramente non dimenticherà, le parole del Capo dello Stato. Nelle deportazioni di ebrei verso i campi di sterminio, nel sostegno ai nazisti, nella repressione della popolazione civile, si consumò la rottura tra il popolo italiano e il fascismo. Si verificò, scrisse ancora Salvatorelli, una crisi morale profonda, una disaffezione completa rispetto al regime, un crollo disastroso dell'idolo Mussolini. Il 25 aprile è per l'Italia una ricorrenza fondante, la festa della pace, della libertà ritrovata e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà che, trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista, hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo di diniego di ogni forma o principio di autoritarismo o di totalitarismo. Aggiungo, utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975, che intorno all'antifascismo è possibile e doverosa l'unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico. A differenza dei loro nemici, imbevuti nel culto macabro della morte e della guerra, i patrioti della resistenza fecero uso delle armi perché un giorno queste tacessero e il mondo fosse finalmente contrassegnato dalla pace, dalla libertà, dalla giustizia. Oggi, in un tempo di grande preoccupazione, segnato in Europa e ai suoi confini da aggressioni, guerre e violenze, confidiamo costantemente e convintamente in quella speranza. E per questo va ripetuto: viva la liberazione, viva la libertà, viva la Repubblica.
tutti.